Bene, siamo qua nella zona di Montepero, abbiamo appena terminato un importante sopralluogo su quelle che sono state un po' su quello che rimane delle vecchie postazioni tedesche a Montepero e ad Acquapiana, che furono i luoghi dove i tedeschi insediarono l'ultima linea difensiva prima dello sfondamento nell'aprile del 1945. Un sopralluogo importante perché si riprende un lavoro e si riprendono degli interventi di tutela e di valorizzazione di quest'area storica, interventi che furono fatti nel 2000 e che rientravano nel progetto di valorizzazione di tutta la linea gotica portata avanti dalla regione Emilia-Romagna. Stanno per arrivare dei finanziamenti e quindi i sopralluoghi sono serviti e servono a individuare le aree più belle, dove fare più significative, dove fare interventi di tutela, di recupero e di messa in salvaguardia, e poi la costruzione di un itinerario in modo da permettere la fruizione sia agli escursionisti sia anche alle scuole. Teniamo presente che il territorio che abbiamo oggi visitato fa parte del progetto Linea Gotica, del sentiero escursionistico su tutto il fronte della Linea Gotica, e a partire dal prossimo anno, con un bando del GAL, del gruppo di azione locale, ci saranno interventi che permetteranno di mettere in sicurezza tutto l'itinerario che parte dal Corno alle Scale e termina a Tossignano, passando da Vergato e da Montepero. Vergato poi è dove un'altra eccellenza che si sta per mettere in piedi è appunto il museo della linea gotica, quindi un altro punto di eccellenza per questo comune, che fu durante la guerra uno dei paesi più distrutti, più disastrati, non a caso ha avuto la medaglia d'oro al valor civile, proprio perché trovandosi al centro della linea gotica fu completamente raso al suolo. Sul punto trigonometrico vediamo incisa anche la data, è il 1935 ed è il periodo in cui viene cartografato il territorio italiano. Perché? Perché l'Italia si sta preparando alla guerra, e quindi il territorio nazionale viene cartografato tutto, e non a caso uno degli ultimi rilievi fatti dall'Istituto Geografico Militare, poi la stampa di questo lavoro fatto in quegli anni, è del 1936. È anche in quel periodo che l'esercito italiano ipotizza anche quelle che sarebbero stati i punti di eventuale rafforzamento del sistema difensivo. È in quegli anni infatti che viene un po' deciso che nel centro Italia, nella zona del Gran Sasso, dove poi i tedeschi allestiranno la linea Gustav, e lo stesso in questa zona dell'Appennino, dove allestiranno la seconda linea gotica, questi erano i punti che già l'esercito individuava come possibile zone di arresto in caso di invasione del territorio nazionale o della penisola. Ma la linea verde che cos'è? Che lo si trova? Beh, lo stesso, la linea verde è il nome che viene dato dai tedeschi alle fortificazioni della linea gotica. Lo fanno per cercare di camuffare un po' lo scopo militare, per cui è Hitler stesso che durante una riunione dell'Oper Commando a Berlino stabilisce di non parlare più di Gotenstellung,
come era stata denominata in una prima fase, ma di chiamarla genericamente linea verde, Grünen Linie. Dello stesso tipo. Sì. Questo è il punto trigonometrico che veniva utilizzato dall'esercito quando facevano i rilievi per conto dell'Istituto Geografico Militare, e serviva per triangolare con altre cime qua intorno, in maniera tale che fossero punti di riferimento poi per la cartografia che andavano a preparare. Chiaramente i cartografi erano essenzialmente dell'esercito, quindi la funzione della prima cartografia era una funzione prettamente militare. Ora pre-antiguerra, insomma. Sì, molto prima della guerra. Certo.